L'Aquila comincia bene il suo cammino nel campionato di eccellenza battendo per 3-1 il Nereto tra le muramiche del Gran Sasso a Concia. 4-3-3 iniziale per mister Epifani, tridente formato da Alessandro Centravanti, Marchionni e Sarrizzo sugli esterni. Il Nereto di mister Di Pietro risponde con un 4-2-3-1 che vede Ovyahon unica punta. La cronaca è il Nereto che per primo si fa vedere davanti. All'11° ci prova Maione dal vertice sinistro dell'area mettendo alto. Stessa sorte 6 minuti dopo per la fiondata dalla lunghissima distanza di Capitan Rossini. L'Aquila sale di tono con il passare dei minuti. Al 20° Tavoni crea scompiglio dentro l'area neretese e va alla conclusione. Di Meo salva sulla linea. Ancora gli uomini di Epifani in avanti al 24° con Sarrizzo che scalda i guantoni a Neuroni. Portiere della Nereto di nuovo sugli scudi 180 secondi più tardi quando si oppone al tiro insidioso di Scimia. L'Aquila preme minuto 32 angolo da destra a Torre di Cassese per la corrente di Arrache dal cuore dell'area in corna alto sulla traversa. Tre giri di lancette, Alessandro vince un rimpallo sulla tre quarti, fila tu per tu con Neuroni che però è bravissimo a chiudergli lo specchio della porta. L'Aquila tiene il pallino del gioco ma rischia grosso al 36°. Leggerezza di De Luca che si fa sfuggire il pallone regalandolo a Ovyahon che da posizione defilata conclude praticamente a porta vuota. La sfera attraversa tutto lo specchio senza però varcare la linea. Il pericolo scampato riaccende la verve offensiva dell'Aquila. Al 38° Marchionni conclude a rete di Potenza ma coglie in pieno la traversa. Sul proseguimento dell'azione la retroguardia della Nereto non riesce a liberare la sfera, torna di nuovo nella disponibilità di Marchionni che in questo secondo frangente sceglie la soluzione di precisione e con un pallonetto chirurgico batte Neuroni, quindi vantaggio l'Aquila. Nella ripresa passano 4 minuti e l'Aquila va vicino al raddoppio. Sarrizzo prende il fondo e crossa, Scimia praticamente in scivolata scheggia l'incrocio dei pali. Al 14° una parata tutta l'istinto di Neuroni nega il gol ad Alessandro, poi Marchionni si avventa sul pallone vagante ma la sua conclusione è murata da un difensore del Nereto. Poco prima di metà frazione arriva il raddoppio dell'Aquila, Marchionni pennella da sinistra, Alessandro a centro area sovrasta il diretto avversario e di testa infila alle spalle di Neuroni. Al 26° padroni di casa vicini al tris, sugli sviluppi di un angolo il neo entrato Mantini ci mette il piattone ma manca di pochissimo il bersaglio grosso. Ultimi 10 minuti di fuoco, al 35° il Nereto dimezza lo svantaggio con il neo entrato Rip che conclude dal limite dell'area e complice anche una deviazione di Cassese beffa De Luca. L'Aquila però non si scompone, dopo neanche 60 secondi firma il 3-1. Discesa sontuosa di Marchionni sulla sinistra, il 10 dell'Aquila entra di gran carriera in area, in becca in maniera perfetta a Santi Rocco appena subentrato ad Alessandro che piazza la stoccata vincente. Nella finale gli uomini di Epifani potrebbero anche arrotondare il parziale in maniera più sostanziosa, ma Neuroni si oppone per due volte a Marchionni disinnescando dapprima un tiro a giro dal vertice alto dell'area e poi una rasoiata violenta scoccata da dentro i 16 metri. Nient'altro da raccontare, primi 3 punti in cascina per l'Aquila che domenica prossima sarà di scena sul campo del San Buceto. Alla fine oggi era importante partire col piede giusto, deve essere di specchio questa partita perché ne saranno tante qui nel nostro campo, perché le squadre si difendono, non è mai semplice sbloccarla e se devo fare un richiamo alla squadra oggi, tutte le occasioni da gol, dobbiamo fare più gol, però sono contento. E sono contento perché poi partire bene è sempre importante anche per la testa. Venivamo da 2 grandi partite in Coppa Italia e ci siamo riconfermati, anche se oggi non eravamo brillantissimi sotto l'aspetto atletico perché abbiamo lavorato, perché abbiamo bisogno di benzina, perché la Coppa Italia un po' ci ha scombussolati i piani, però sono contento della partita, sono contento per i ragazzi e dobbiamo subito archiviarla e pensare subito alla prossima. Abbiamo cercato di fare una rosa che tutti quanti si devono sentire importanti, perché le partite poi si cambiano anche durante l'andamento di una gara e delle volte si fanno delle scelte anche dovute in maniera si pensa a come può andare una partita e avendo scelta per un allenatore è tutto più facile, quindi oggi sono contento di chi è entrato, è esordito un 2005 che per noi è importantissimo perché è del settore giovanile. E sono contento per Lorenzo e ripeto, ci dobbiamo migliorare sicuramente, però partire così va bene. Abbiamo preso un gol dove ci siamo un pochettino adagiati, no? Prendi quei gol che purtroppo poi sbagliamo, prende la deviazione, la palla
entra in porta, però dopo la palla al centro, la squadra ha subito rimesso in chiaro le cose, questa è una cosa importante, ha fatto in finale in crescendo, sono contento, dai, è logico che ci dobbiamo preparare a questi tipi di partite in casa perché poi le squadre avversarie che vengono qua giocano per questo, no? Di ripartenza, giocano sugli errori tuoi, quindi una squadra che deve vincere non è mai facile. Il calcio è fatto di episodi, positivi e negativi, per carità. Nessuno toglie i meriti all'Aquila Calcio, squadra superiore in ogni settore. E alla fine, anche se avessimo fatto gol lì, secondo me rischiavamo pure alla fine di capitolare, perché purtroppo la differenza non tanto dei giocatori, ma per quanto riguarda la questione fisica, che abbiamo sì o no nemmeno un mese di preparazione, alla fine si è vista un pochettino, soprattutto condizionata anche dai fuori quota. Mi rode perché abbiamo preso i gol su nostri errori, su errori proprio banali. E ha avuto anche altre occasioni nell'Aquila, le potevano fare benissimo, ci sta, però mi rode il fatto che siamo stati poco attenti, sia soprattutto sul primo gol. Sul 2-1 stavamo riapendo la partita e prendere un gol del genere con una palla da 40 metri scavalcata lì ti fa rodere un po'. Oggi il Nereto è quello che avete visto il secondo tempo, che purtroppo non abbiamo questi 90 minuti, abbiamo delle persone brave come quelle che sono entrate dentro, però mancano ancora alcuni fuori quota che ci condizionano un pochettino. Però stiamo sulla strada giusta.